Morte di Zarathustra è, diciamo, quest'ultimo capitolo di un percorso che abbiamo fatto intorno alla tragedia e all'origine dell'azione teatrale, del teatro proprio, attraverso, gli studi e le scoperte di Nietzsche sul coro di Tirambico, che è questo, straordinario momento partorito dalla cultura greca che precede la nascita del teatro letterario. Nietzsche, nella Nascita della tragedia e in molti altri studi che lui fa, parla proprio in questo momento come di un momento straordinario della cultura occidentale che non ha avuto altri tipi di esperienze paragonabili in nessuna parte del mondo, così dice Nietzsche, e che è stato proprio il fondamento della nascita della cultura occidentale e quindi del teatro che noi normalmente conosciamo. Nietzsche, quando parla di questo momento che precede la tragedia Eschilea, lo pone come fondamento raccontando che poi tutto ciò che è venuto dopo, fino ancora a noi, è una fase di grande decadenza del pensiero originario. E questa è una riflessione oggi molto, credo, molto significativa e molto importante da fare.